beneficio che raccoglie. Io sono vi dico una cosa, io sono un libro professionista, posso dire anche, anche posso dire, metto a disposizione lo, il mio stato. Ma non me la prendo, non è giusto, non è bene nostro, non è giusto. Non è giusto. Io posso dire che domani mattina, posso dire, non per niente, ho degli studi a certi livelli e mi conoscono un po' tutti quanti, dove sono in grado domani mattina di fare tutte quelle che vogliamo. Sono in grado di fare tutto, spostando dall'autostrada qua delle persone. Gestiamo la Salerno Reggio Calabria, prendiamo da Salerno, arriviamo fino a Reggio Calabria, quindi galleria, abbiamo il problema. Cioè siamo in categoria, ma non è giusto! Non è giusto che gli metta davanti a fare una cosa del genere. È il sindaco! È quello poi il sindaco! È questo che è il problema, il sindaco! È il sindaco! Al di là delle grandi problematiche del Francia, è un'amministrazione che lotta, che chiede ai cittadini sulle frane, quello che è creato giorno per giorno non c'è. Non c'è. Se io voglio comunicare le frane che vedo, non la posso comunicare perché non c'è lo stesso. Allora, fare una cosa, scusa. Parlare una roba. Ma, se no, se il messaggio, scusate, fatelo finire. Voi avete ragione, perfettamente, anzi, mi meraviglia che siete così calmi. Onestamente, su questo, no, calmi, nel senso di sapere gestire una riunione, un'assemblea. Il problema sta in questo. In questo momento non bisogna assolutamente, non diciamo metterci contro il sindaco, l'amministrazione, lasciamo stare contro l'amministrazione, non è giusto, non è possibile, altrimenti quasi non si complica niente. Allora, per il prima del 28, potete fare anche un comitato di cittadini vostri, chiamate due, un paio di tecnici. Ma non ho i nostri rappresentanti, perché loro sono consiglieri della minoranza, non c'è bisogno di un comitato. Il problema è stimolare le amministrazioni e i tecnici incaricati ad assolvere determinate funzioni, che c'è bisogno di un ufficio che comunica, di un ufficio che raccoglie informazioni. Un'unità di crisi. Se non sanno nemmeno che c'è bisogno di un'unità di crisi. Dottore, se ci possiamo trovare solo da un punto di vista idrogeologico, per quanto riguarda la parte come io, insieme ad altri consiglieri comunali, siamo 3 anni che cerchiamo di capire di accordarci con il sindaco per una discussione pacifica e tranquilla e non ci siamo riusciti. Per cui stasera sembra che lei ci vuole insegnare qualcosa. No, non lo chiedo a nome per me, allora, se ci può ampliare allora, questa nostra visione rispetto al fatto geologico. Vogliamo la potere. Va bene. Il fatto politico complessivamente, insomma, non è il caso di attendere perché. Nel senso che tecnicamente il problema, diciamo così, dal punto di ho capito quello che dice lui ed ha perfettamente ragione. No, non cioè, significa mettersi contro, non è quello. No, lo so, dobbiamo cercare di trovare un equilibrio. E una cosa che posso dire è questa, allora, scendendo realmente nel punto tecnico. Nel senso che in questo momento ci sta la protezione civile che fa l'emergenza e la società nominata alla Regione Campania, eccetera, che sta facendo questi, chiamiamoli rilievi per intenderci, questi rilievi per vedere che situazione è. La situazione chiaramente è gravissima. E allora non è che viene un tecnico, vengo io oggi, guardate tecnico e dico si può risolvere questo e quest'altro. Dato l'emergenza che c'è, quello che si può fare, trovare insieme ai tecnici, loro, tecnici del luogo, si chiama così, tecnici di vostra fiducia, diciamo così per intenderci, e trovare le soluzioni migliori per questa zona. Questo si può fare. Non ci sono. E allora l'unità di crisi in questo momento, che ci dovrebbe essere permanente al comune, per informare, non giorno per giorno, ora per ora che succede. Perché posso dire una cosa, la protezione civile fa soltanto il fatto, dicendo com'è il tempo, piove o non piove, come sono arrivate nel Vallo di Anna, la stessa cosa, ci comunicavano il Tanagro che era ormai aveva rotto l'argine, ci dice fra un'ora che piove, ma non mi interessa fra un'ora piove.
eccetera. Quindi questa è la soluzione. La soluzione è quella di affiancare, non di andare in contrasto, di affiancare, di colloquiare, chiamiamo come vogliamo, diciamo i termini più gentili possibili, con queste persone e verifica, guarda. Però se non ci sono le vostre persone, cioè diciamo l'opposizione, per dire l'opposizione che mette la signora qua presente, ecco, di trovare questa situazione. È l'unica strada da seguire, perché non è che si trovi un giorno o in due. Allora trovare la soluzione di mettere, non diciamo uno staff, un ufficio tale da poter informare ora per ora quello che succede. Perché giustamente tutti gli altri di fuori, i miei colleghi sono di fuori, scusate. Grazie dottore. Posso dire una cosa? Scusate, in realtà non è che bisogna costruire l'ufficio, l'ufficio dovrebbe essere. Già c'è, già dovrebbe perché, essere. Perché? Chiedovenia. Perché devi parlare? Scusate. D'accordo quando dice il dottore, però riconoscendo intanto il senso di appartenenza dei cittadini. Perché questo dovrebbe essere fondamentale, no? Per poter fare qualcosa uno deve appartenere al territorio, sentirlo suo. Allora, la mia non è una polemica nei confronti dell'amministrazione. E mi dispiace, io mi interesso di sicurezza dei lavoratori, mi interesso di queste cose e generalmente vengono visti come adempimenti burocratici. Ora, il piano di emergenza comunale è un qualcosa che non è un adempimento burocratico e lo dimostra questa circostanza. Il nostro comune ha un piano di emergenza comunale, ma pochissimi cittadini ne sono a conoscenza. Quello scenario, questo scenario della frana, ovviamente non con l'entità, non con questa magnitudo, non era prevedibile, ma di sicuro che Roscigno fosse un paese, esatto, a rischio idrogeologico, faceva palesare la necessità di costruire una simulata di emergenza, perché il problema oggi, oltre alle case, è la mancata viabilità, perché noi non avremmo una strada per scappare, non avremmo i soccorsi per farli arrivare qui, cioè non ci sarebbe un modo per salvarci. Allora, il senso di attaccamento alla terra, tutta questa bella cosa, belle parole. Di fatto tutti quanti a dire no, ma non dobbiamo arrabbiarci con l'amministrazione, dobbiamo stare caldi, dobbiamo mantenerci, dobbiamo cooperare, ma si coopera quando qualcuno fa qualcosa, certo. Quando qualcuno non ha fatto niente, che cosa coopera? Malo questo signore. Allora qui c'è un piano di emergenza, esiste, abbiamo avuto modo di vederlo, prevede addirittura la mareggiata, perdonate, ma sì, io l'ho letto, prevede la mareggiata, ci sono le persone che sono state investite. Non hanno mai fatto, lei parlava prima di un'unità di crisi, si chiama COC, il centro operativo comunale, in teoria c'è, in teoria. Nella pratica no, non si è potuta fare questa riunione, che voleva essere un consesso di persone, niente di che, non si è potuta fare nella casa comunale, che se non sbaglio viene da comunione, che dovrebbe essere noi tutti insieme, non si è potuta fare lì perché la motivazione è bisognava pagare i dipendenti, non ci sono soldi, eccetera, eccetera. Quando è sempre nella stessa casa comunale che c'è il famoso COC, il centro operativo comunale, dove quella famosa unità di crisi, per 24 ore su 24, in caso d'emergenza, doveva essere lì. La reperibilità, quella che viene data per 24 ore, anch'essa scritta nel piano di emergenza. C'è, è nominale pure, ci sono un paio di persone, c'è anche qualche assente veramente che dovrebbe essere nell'unità di crisi. Sì, non c'è stato il turnover, non c'è stato l'aggiornamento, ma non è questo il punto. La questione è che non è stato assolutamente, ancora una volta, osservato quello che veniva visto come un mero adempimento burocratico. Questa è la cosa. Perché poi nel piano di emergenza, quello del comune di Ruscigno, non sto parlando del comune di Magenta, approvato nel 2008, non letto da nessuno, né maggioranza né minoranza, è stato approvato un malloppo, 272 pagine per la precisione, 3 o 4 sono state cambiate nel frattempo, così per piccole cose, no?
lì dove c'era la necessità del censimento della popolazione scolastica, ma non è dato sapere quanti sono i nostri bambini. Questo è triste, questo è triste, questo si commenta da sé. Allora, nel piano di emergenza comunale di Roscigno si dice che ovviamente è il sindaco il capo della protezione civile e che in caso di allarme, se permettete, se non vi annoio, vi dico che cosa dovrebbe fare. E così magari confrontate con che cosa è stato fatto. Allora, il sindaco in caso di emergenza mantiene la continuità amministrativa del proprio comune. E fino a qua, insomma. I rapporti con le altre amministrazioni, che cosa deve fare? Informazione alla popolazione. È compito del sindaco informare la popolazione sia nella fase preventiva sia in quella di emergenza. Mi pare che non siamo né nella fase non siamo più nella fase preventiva, siamo in assoluta emergenza. Il cittadino delle zone direttamente e indirettamente interessate all'evento deve preventivamente essere messo a conoscenza di rischi esistenti nel territorio di propria competenza, piani specifici di emergenza esistenti, comportamenti da tenere prima, durante e dopo l'evento, mezzi di diffusione delle informazioni degli allarmi. Ora, è nell'emergenza che il sindaco dovrebbe avvisare, eccetera. Io non vi voglio tediare, già queste parti qua sono state disattese. Cioè, noi cittadini abbiamo il diritto di essere informati, potremmo essere distratti, ma è compito dell'amministrazione informarci. Finito. Cioè il problema è soltanto questo, quello che diceva cioè, giustamente cioè, l'informazione, cosa è stata fatta fino ad oggi, è ancora una cittadinanza, non è a conoscenza, appunto. Questo è gravissimo. E non è, non è successo ieri. Tra l'altro lei mi insegna che le carte dell'ABI, sì. No? Quelle che portano la mappatura delle chiusine, con le frane, tutto il resto, eccetera, non sono proprio coerenti con altre carte. Però dobbiamo tenerci conto perché poi quando facciamo una richiesta si deve fare all'autorità di bacino. Voglio dire, lei è una dignità.